Oggi preparo le cotolette a sorpresa. Allora, inizio con la panatura. Pan grattato, parmigiano, mettiamolo tutto, va? Poi sale, facili facili, raga. Sale e metto qualche cornflakes sbriciolato grossolanamente con le mani così, per far venire la panatura un po' più croccante. Sbriciolo un altro po' con le mani. Aspettate. E mescolo. Ecco qua, la mia panatura è pronta. Nel frattempo, per le mie cotolette a sorpresa, vi faccio vedere. Stanno andando i miei funghi in padella che sto facendo cioè che ho fatto soffriggere con aglio e olio e ora li sto facendo abbrustolire un pochino perché a me piacciono belli rosolati, insomma così, guardate, tipo questo, eccolo. Li faccio rosolare tutti e poi vi faccio vedere. Non vi dimenticate, prima di fare le cotolette, io le faccio di pollo, mettete il pollo a bagno nel latte qualche ora, risulterà morbidissimo, ve lo giuro, morbidissimo. Lo faccio vedere, aspettate. E ora, raga, le vado a impanare semplicemente nel preparato che vi ho fatto vedere prima. Ho preparato la teglia con carta forno e io le faccio al forno. Poi vi faccio vedere. Ecco qua. Ora le impano tutte e le sistemo nella teglia. Aspettate. Eccoci qua. Ho impanato tutte le cotolette, le ho sistemate nella teglia. Ora metto un generoso filo d'olio. Perché, come dico sempre, cerchiamo di mangiare bene, sano, nutriente, ma non siamo a dieta. Quindi un pochino di olio in più non fa niente. Le inforno, adesso le vado a infornare, forno bollente, il mio a 180 perché dipende sempre dal forno, sotto e sopra, cioè statico, per non più di 10 minuti, ragazzi, sennò si seccano, perché sennò il pollo si ritira, proprio 7-8-10 minuti, non di più, altrimenti il pollo secca. Le vado a infornare e poi faccio vedere, aspettate. Ecco qua, ragazzi, le cotolette sono pronte. Marta in sottofondo che vi saluta. Adesso che faccio? Prendo i funghi e su, aspettate, voi togliete questa. Su ogni cotoletta metto un cucchiaio di funghi. Ma vi faccio vedere come. Aspettate che c'è poco spazio e non si vede bene. Ora vi faccio vedere. Si vede? Ora lo metto, aspettate. Ecco qua, su ogni cotoletta ho messo i funghi, cercando di coprire quasi tutta la cotoletta. Adesso sui funghi che metto la provola. Metto una fetta di provola, come se volesse... Che c'è, ma? Non la vuoi tu la provola? Come se volessi coprire i funghi. Ecco qua, così. Su ogni cotoletta vado a coprire i funghi, o almeno quasi. Faccio così, E poi che faccio? Li passo. Passo la teglia un altro minuto in forno per fare in modo che la provola si sciogli completamente. Aspettate. Eccoci qua, raga, ho nascosto i funghi per bene, da qualche parte c'è un rattoppo perché usciva qualche fungo e si vedeva, e poi non è più una sorpresa. Vabbè, ora vado a infornare per un altro minutino, giusto un minutino per far sciogliere le fettine di provola sottili. Marta, che una dice no, che non devo infornare. Un attimo, è quasi pronto. Poi faccio vedere come sono buone, aspettate. Eccoci, raga, sono pronte, guardate che belle. Mamma, sono pronte, aspettate. Guardate che belle. Allora, anche se si capisce perfettamente che sotto ci sono i funghi, però, aiuto, sono troppo belle. Ma andiamo a fare l'assaggio. Eccoci con l'assaggio delle nostre cotolette a sorpresa. Mamma mia, aspetta. Hanno una bella faccia, una bellissima, è vero, eh? Come no? Non c'è una bella faccia. Grazie, grazie, grazie. Mi sei paura. Che ho fatto io? È come so tenere, raga, mamma mia. Aspetta, mamma. Mettiti la testa diritta, altrimenti sembra che ti vanno i capelli avanti agli occhi. Grazie. Fammi sapere come sono, Mi raccomando, voglio sapere. Mamma. Buone, ha detto. Stavolta non ha detto 10, ha detto buone. Oh, guarda, vai, sto a poco. Sono buone, eh? Buonissime, raga. Buon appetito. Arrivederci.